Amici telespettatori, eccoci di nuovo qui per la seconda parte. Vic, ci sei sempre? Ci sono sempre, grande. No, no, qui sei te il grande. Vic, nella tua carriera di giocatore, qual è il periodo che consideri migliore, oppure la stagione nella quale pensi di aver raggiunto il top? Ma guarda, io penso del 1977, credo quando vinse la classifica di battitore, però credo che verso la fine della mia carriera sono stati i migliori anni, dal 77 all'80, credo che siano i migliori anni del Mego come battitore. E poi una cosa che io vado veramente molto, che sono molto molto soddisfatto di me, è il numero di eliminati al piatti che io ho avuto nel campionato italiano. Che io su 1600 turni in battuta sono andato 80 volte eliminato al piatto, per cui è una percentuale veramente bassissima come eliminati al piatto. È un qualcosa che mi riempie di soddisfazione, anche perché allora i lanciatori, sia italiani che stranieri, erano signori lanciatori anche. Cioè, voglio dire che mi riempie di orgoglio questo punto qua degli eliminati a piatto. Ma penso alla mia problema. Mi sentite voi? Mi Sì, ti sentiamo. sentite? No, però credo negli anni 77, 78, 79 sono stati, considero, i miei migliori anni. Ok, Vic. Vic, eri superstizioso? Ripetevi dei rituali prima di ogni partita? Nello Ridere. sport, è una pratica frequente. Se sì, e quali erano? Guarda, io avevo tante superstizioni. Io, per esempio, mi piaceva giocare con le scarpe sporche, la Sonia me li puliva e io dicevo di no. Poi un aneddoto molto bello è quando giocavamo contro il Parma, che riceveva Guzman, c'era Carlo che mi tirava, mi metteva sempre delle tappettine, delle bevande o pietre o cicche di sigarette, mi metteva di tutto prima di andare in battuta, io raccontavo, li mettevo in tasca. Ancora adesso, sai, ancora adesso la Sonia, quando mi lava le divise, trova sempre nella tasca dei pantaloni, trova sempre qualche foglia, qualche quadrifoglio, qualche cosa che raccatto sempre nel campo. Ma penso che nello sport siamo tutti un po' così. Io Vicchiaro ho detto alle croci, io facevo, Le prima di croci. andare a battere, facevo 10-12 croci per terra, col bastone, con le mani. Tant'è vero che in una foto che io ho a casa, io sto facendo una croce e Cavazzano in ginocchio, mi ricordo, mi disse: "Già, dai Giorgio, fai quello che devi fare, sbrigati". Ho fatto tutte le croci e poi abbiamo giocato. Giorgio, quelli che non l'avevi fatto nel baseball. Io, guarda, quando io devo dire, quando io, sia quando giocavo che quando allenavo, soprattutto nel periodo di Grosseto, io ero un accanito fumatore. E quando la squadra prendeva qualche punto, io non fumavo le mie sigarette. Andavo dal vicepresidente, la buonanima Stefano Palmieri, mi prendevo una sigaretta e se con quella sigaretta facevamo i punti e non facevamo, praticamente lo distruggevo perché per tutta la partita gli fumavo tutti i pacchetti di sigarette. E un giorno giocando nelle semifinali, nel primo campionato come playoff, che giochiamo la semifinale contro il Nettuno, lui mi mise, mi ricordo come se fosse adesso, un pacchetto di sigarette lì e incominciamo a fare punti e mi fumai tutte le sue sigarette in una partita praticamente. E per cavala, per superstizione, poi il giorno dopo ricompravo le sigarette. Adesso non fumo più dal 93. Però voglio dire che la superstizione in chi fa dello sport è sempre, l'atleta è sempre spesso superstizioso. Giampiero indossava una maglia di lana sotto la divisa, tutta Divana. bucata, tarlata. Bu L'ho vista io, è tutta piena di buchi, ma vecchia, 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 vecchia. La prima maglia si vede E sarà dato lì a fine campionato. Vic, contro dimmelo. quale lanciatore avevi più problemi a battere? Guarda, io avevo delle grandi difficoltà con Gioia. Non so se Giorgio se lo Come no, ricorda, alto, Gioia e magro e curvaiolo. Curvaiolo. Lui era uno che aveva una grande quantità di lanci e spesso
mi metteva in difficoltà. Io cercavo, per togliermelo dalle palle, cercavo di battere la prima palla, così. Mi mettevo in pace. E non c'era... Però lui, con lui mi trovavo molto in difficoltà. Avevo anche difficoltà con Scerato. Devo dire, con Claudio, nei suoi primi anni di carriera, era un grandissimo lanciatore, veramente un ragazzo con delle grandi qualità. E lui mi metteva molto in difficoltà perché aveva questa curva, aveva una gran curva. Una bella curva. A me piaceva battere le curve, lui le rompeva molto, spesso ero in difficoltà con lui. Però del resto penso Gioia è quello che mi ha messo più in difficoltà. Senti Vic, tu hai giocato per tanti anni interbase e poi a fine carriera in seconda base. E ci immaginiamo che insomma il ruolo di interbase sia un po' più tecnico. Com'era l'approccio mentale quando hai cambiato ruolo? Era lo stesso oppure devo cambiare qualcosa nel tuo stile? No, io cambiai il ruolo perché arrivò Mondato, come ho detto prima, arrivò della Eddie Ben, arrivò a Bologna. Lui non sapeva giocare interbase, cioè non sapeva giocare seconda, mi disse: l'allenatore ti conviene di andare in seconda, perché lui non sa, mi ricordo la buonanima di Alfredo Meli, devi andare in seconda perché lui non gioca a seconda, gioca in interbacce. Vabbè, sinceramente per chi gioca in interbacce, chi giocava in interbacce, secondo me andare in seconda base era tutto un altro, una facilità incredibile, perché giocare in interbacce è molto impegnativo. Giocare in interbacce hai bisogno di grandi scatti, di un gran braccio. E poi hai più coperture da guardare. Molta copertura, hai bisogno di una grande conoscenza che forse nessuno sa. Vic, però Toro ha detto che ti aiutava un pochino, Toro. Beh, sì, perché, sì, è vero. Che però, vi mettevate d'accordo prima della partita. Diciamo che quelli che passavano di lui li prendevo io. Quello che non prendeva lui mi toccava a me prenderla, hai capito? No, avevamo una bella coppia. Poi sai che in interbase io avevo una grande conoscenza dei battitori dove battevano. E di conseguenza mi muovevo sempre in maniera che potevano, diciamo così, per dove battevano. Ecco, avevo questa capacità di conoscere molti giocatori. Però giocare in interbase non è facile, giocare in interbase è estremamente un ruolo molto ma molto difficile. Seconda base, l'unico momento più difficile è quando c'è il doppio gioco. È arrivato Lino che mi fa compagnia. Ciao Lino! Ciao Lino! Ciao! Ben trovato! Ma lui era molto molto abile con le mani, c'è la palla, sì, neanche tocca per guanto. Sappiamo, che lui già volava verso lui curava, dopo ne parleremo, lui curava molto questo particolare. L'ho scoperto, era velocissimo. L'ho scoperto, l'abbiamo scoperto studiando sui nostri libri. Che lui... Io facevo molto lo specchio. Lo specchio, bravo. Io andavo allo specchio e consiglio ancora adesso, mi mettevo lì nell'armadio, guardavo lo specchio e vedevo la velocità delle mani, come fanno i pugili poi quando fanno l'ombra, tra virgolette, che si allenano, che si tirano i pugni allo specchio e loro si muovono. E abbiamo letto anche che tu proprio lo hai sempre fatto, anche non solo all'inizio, ma anche diciamo durante tutta la carriera, questo esercizio dello specchio. Proprio sì, per... anche se io sono sempre stato considerato uno che non gli piaceva allenarsi molto, forse non mi piaceva correre molto, allora si correva troppo. Io mi allenavo molto, io ero uno che almeno una volta alla settimana le mie 100 palline per terra li prendevo tranquillamente. Forse mi è venuto da quando io ero professionista, mi ricordo questo particolare che, come ha detto credo Toro, io giocavo nel Caracas e in quell'anno lì c'era Pirros che giocava insieme. Io giocavo insieme nella stessa squadra con il Caracas e io e lui facevamo le gare. Alla fine chi perdeva, chi faceva più errore nell'allenamento pagava una birra. E spesso anche lui ogni tanto pagava. Ricorda che già lui era un giocatore che i primi suoi anni in Major League, io ero uno che era un rookie, ero praticamente all'inizio. Però con le mani ci sono sempre stato molto. E infatti, sempre ricordando, abbiamo letto una tua intervista di, penso, dei primi anni 80, a fine anni 70, adesso non ricordo, nella quale tu allora consigliavi ai più giovani questo tipo di esercizio, specialmente a quei giocatori che non avevano un braccio molto potente, per recuperare quel secondo due e per poi tirare la pallina in prima base, e andare con due mani.
essere quasi, cioè la palla quasi non toccarla, essere velocissimi per recuperare quel secondo, due secondi. Eliminavi un tempo di gioco. Eliminare. Sì, guarda, io giocavo, quando giocavo a seconda base, giocavo con un guanto così, come la mia piatto, mano. Piatto, piatto. Molto piatto, in maniera che non avevo molta difficoltà in togliere la palla del guanto. E quello mi faceva sembrare un guanto molto più veloce, perché il guanto no, la palla non la prendevo mai. Mentre l'interbase avevo un guanto un po' più chiuso, che hai bisogno di molto più spazio da recorrere, correre palla in avanti, eccetera, eccetera. Giocavo con guanto più chiuso. Ma di seconda base consiglio sempre di tenere il guanto piatto. Questo è i consigli che io do ai ragazzi quando vogliono giocare interbase, oltre a quello che è poi la meccanica del movimento in seconda. Quante cose si imparano al bar del baseball. Vic! Non lo so, dimmelo. Allora, cosa ne pensi? All'epoca, nell'80, sei stato nominato capitano non giocatore della nazionale dei probabili olimpici. No. Allora, non è corretto? No. Dopo il mondiale 1980... Sì? E mentre eravamo in volo, che tornavamo a casa, credo che l'allenatore di quel periodo, credo che fosse Guizzoni o Ambrosioni, tornavamo in volo, la buonanima è Bruno Benning, fa una conferenza stampa sull'aereo, dove dice che il prossimo allenatore della nazionale dovevo essere io. Nel 1980 Bruno Benning mi propose di allenare la nazionale italiana di baseball, i probabili olimpionici, da portare e a quello che dopo poteva essere le Olimpiadi, questo gruppo di ragazzi e fare l'allenatore. Però sinceramente io in quel periodo, anche se stavo per finire la carriera, io glielo dissi, guarda presidente, che un impegno così delicato in questo momento, che io non ho mai fatto l'allenatore, mi sembra molto, molto onesto da parte mia dover rinunciare un attimino. E lui mi disse no, ti mando a Cuba, ti mando negli Stati Uniti, cioè praticamente lui desiderava che io fossi l'allenatore. Esprimendo questo discorso alla società, alla BM, in cui allora era la BM, poi nel tempo di capì che loro volevano me che non facesse parte di questo progetto di Bruno Bene, che mi convinse in tutte le maniere per dir di no a Bene. Io dopo una settimana in cui Bene mi convocò a una riunione di tutti i comitati olimpici a Milano, comitati olimpici di tutto il mondo, e lui già mi presentava come allenatore. Io le disse prendo una settimana, dopo una settimana lui mi chiama e io le dico ero già convinto da parte della società della BM di non va bene, e questo diciamo così perse quel treno. Dopo poi sono venuti tutti quelli, poi gliel'hanno dato a Mansilla, gliel'hanno dato alla buonanima di Ambrosioni, però ecco, io dovevo essere l'allenatore di quel gruppo di ragazzi che dopo poi hanno fatto la fortuna del baseball italiano. Sai, quando si perde il treno è difficile dopo. Questa non la sapevamo neanche noi, Vic, non l'abbiamo trovato da nessuna parte. Io la sapevo perché me l'ha confidato una persona. Infatti l'avevo messa nella domanda successiva di spiegarci cosa successe nel viaggio di ritorno dal Giappone, perché se non sbaglio Benek proprio sull'aereo e Guizzoni presero la parola e dissero questo qui e vi presento il nuovo tecnico della nazionale di baseball. Cioè, e te sei rimasto senza parole, giusto? Io non ero in programma, cioè, lui mi convocò, come io ero allora capitano della nazionale, che io la feci dal 77 all'80 quando ho giocato, e mi convocò sull'aereo e mi disse guarda, dice bene che ti chiama perché c'è una conferenza stampa. Io andai alla conferenza stampa senza lui dire niente, mi disse che io dovevo fare il prossimo allenatore della nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. E ripeto, io allora non facevo l'allenatore,
giocavo e per me era talmente, ho sempre considerato, diciamo così, fare l'allenatore una persona che se lo meritasse non tanto per il nome, ma per le sue capacità tecniche. Anche se io allora potevo anche, diciamo così, non dico allenare una nazionale, mi sentivo in grado di poter allenare una squadra, perché già io l'avevo fatto in Venezuela, avevo un'esperienza di gioco, però allenare per me la nazionale doveva essere una persona in cui fosse valido, non per il nome, ma perché aveva le capacità di allenare la nazionale. Io in quel periodo disse di no, consigliato anche male, e perdendo quel treno, guarda bene, mi ricordo se si legò completamente quel no, quel rifiuto, perché e ti è costato tanto? Mi è costato nel tempo 9 mesi di squalifica. Io appena mi muovevo come tecnico mi sospendevano, mi squalificavano e mandavano la partita. E mi è dispiaciuto molto, perché poi bene, quando è stato eletto presidente onorario della federazione con l'avvento di Everardo della Noce, la prima persona che lui chiamò appena vinse Verardo una notte mi chiamò e mi convocò a Roma, perché mi voleva dare anche la nazionale di baseball. E eravamo d'accordo che io dovesse prendere la nazionale di baseball, e di lì a poco tempo Verardo della Noce ebbe questa disgrazia, questo ictus, che dopo poi lo fece smettere. Ecco, questi sono i due, è la storia, momenti, diciamo così, che io potevo andare in giro con la nazionale. Il fatto ha voluto che quel treno è passato per ben 2 volte e non sei riuscito a salirci sopra. No, ma guarda che la mia carriera da tecnico credo che sia una delle più belle che ci siano in Italia, perché ora ci arriviamo Vic. Stavamo parlando del progetto dei probabili olimpici. Cosa pensi, anche se non l'hai vissuto, riproporresti alla federazione, al prossimo presidente federale? Guarda, io lo proporrei, però teniamo presente che c'è l'Accademia. L'Accademia di baseball, anche se sono ragazzi giovani di 16, 17, 18 anni, è una specie di probabili olimpionici. Ma se tu devi fare un probabile olimpionici con dopo 3, 4, 5 ragazzi italiani e 15 stranieri, non ha nessun senso proporla. Si continua con l'Accademia e basta. E io sono del parere che i probabili olimpionici devono essere veramente dei ragazzi che siano validi, che abbiano una certa età giusta, che si possa lavorare. Però c'è l'Accademia adesso. Fai con l'Accademia. L'Accademia, anche se dura un anno, sono tutti ragazzi che hanno delle qualità. A meno che l'Accademia in questo momento non sia solamente un mercato di giocatori in cui vengono gli osservatori, prendono chi vogliono prendere e dopo un anno o 2 anni questi ragazzi non giocano più. Li illudono, si illudono e dopo poi, che devo dire, dopo smettono. Infatti io, se io deve io fare penso una cosa così, seria con l'Accademia, devono fare una cosa realmente seria, come è successo nell'84. Nell'84 si lavorò per 4 anni con tutta una serie di ragazzi, e posso dire che anche là in America, come disse Toro nell'intervista, c'era della gente nato tipo Tiseca, nato in New York, era nato in New York, ma nello score dello sì stadio. Sì, solamente Guglielmo Trince e Ruggero Baggialemani erano gli unici italiani, allora, in campo. Se tu devi fare un'accademia in cui investi dei soldi per questi giocatori, mandandoli fuori, allenarsi, tecnici e via discorrendo, deve fare, questi qua devono anche andare, avere la soddisfazione di poter andare. Invece ce la devi fare che dopo ti chiami 5 oriundi, 10 oriundi, 15 oriundi, non ha nessun senso. Io penso che in Italia ci sono dei bravissimi giocatori, molto meno rispetto a quando nel periodo di Giorgio, nel periodo nostro, c'erano i giocatori. Allora c'era 1 o 2 oriundi, 1 o 2 stranieri, il resto erano tutti italiani con delle grandissime qualità. E credo che la nazionale italiana in quegli anni lì, con tutti o la maggior parte degli italiani, non ha sfigurato, anzi. Quando il giocatore ha qualità, è giusto che il giocatore abbia la possibilità di poter
esprimersi, poter giocare e avere anche il piacere di giocare in nazionale, perché serve da stimolo a altri ragazzi. Certo. Allora io discutevo sempre, perché nel periodo di Silvano andava il nome, io sono sempre stato contrario al nome. Se io mi chiamo Vigluciani e batto 150, non ho diritto di andarci. Per me deve andare anche chi batte 340 più di me. Io sono sempre stato in quella mentalità. Io la penso in quella maniera e nessuno me la toglie la mente. L'Accademia ben venga, bravissimo, benissimo, con tecnici preparati, e in Italia ci sono dei bravi tecnici, non con tanti lecchini che ci sono attualmente in giro, perché adesso vedo che c'è una grande quantità di gente che gli interessa solamente mettersi la maglietta della regione per dire che sono tecnici della nazionale e regionale, o di tanti tecnici che si mettono una maglia Italia per dire faccio parte della nazionale. Alla fine poi li conosciamo tutti chi sono questi tecnici, almeno io li conosco tutti chi sono questi tecnici. Li conosciamo anche noi, Vic, hai ragione, hai completamente ragione. Noi, Vic, non abbiamo parole per ringraziarti, perché come sempre noi vai subito dritto alla verità senza peli sulla lingua. È così che ci piacciono le persone, Vic, complimenti. Forse è stato uno dei miei problemi questi. Io mi piace dire quello che penso, non credo di aver offeso nessuno. No, è stato di fatto, perché quel giorno a Grosseto, proprio nel tuo take-out, abbiamo preso Marco Mazzieri e gli abbiamo detto alcune cose anche spiacevoli, perché lui si era assunto la responsabilità di portare Luis Lugo. Sì. Lugo, te lo ricordi? Sì, sì. Lugo. Sì, Lugo, chi è? Lugo. Un italo venezuelano. Sta di fatto che noi abbiamo giocato all'Europeo con un lanciatore in meno. Poi ci ha specificato Mazzieri che pensava... Che sto Lugo era forte. Lugo. pensavano che, visto che si trovava con una sconfitta, ne mancava un'altra, dovevano consegnare... il roster, l'avevano inserita, invece la sua squadra ha perso e hanno proseguito la serie e non è potuto più venire. Sta di fatto che si è assunta la responsabilità. Guarda, le scelte dei tecnici io non le commento e le rispetto tutte, però io quello che dico è, come una volta, 4, 5, 6 oriundi e tutto il resto di italiani che sono bravi. Poi un'altra cosa, cioè, l'oriundo per me deve essere questa persona che è di origine italiana, che vive in Italia, lavora in Italia, fa la sua vita italiana, e non come certi oriundi, la maggior parte degli oriundi vengono qua a prendersi i soldi, questi pochi soldi, e poi del se ne vanno. Italiano se ne strabattono completamente. Io non ho mai visto un mondo, sono pochi giocatori oriunde che io ho visto insegnare ai ragazzi italiani. Io conosco molti oriundi di quelli che sono venuti qua, vengono qua praticamente per lavorare, però del baseball italiano, quando loro smettono che se ne vanno nei loro rispettivi paesi, la maggior parte sono, mi dispiace, sono venezuelani, hanno bisogno di lavorare, è giusto, però... Non gliene frega proprio niente del baseball italiano, Vicky. Non gliene frega proprio niente del baseball italiano, di questi oriundi che parli te. Cioè, io ammiro Variale, Salvariale, che è venuto in Italia, è rimasto in Italia e ha insegnato e insegna ancora il baseball in Italia. Corizzi, Romano. Romano, Corizzi, Ed. Ma molti come Lonero da voi, come tanti altri ragazzi in tante altre piazze italiane. Certo. Però io voglio dire, se tu vieni qua, devi... O se no fai come in Svizzera. Te in Svizzera, io sono tornato adesso dalla Svizzera, per giocare come in Svizzera devi avere per 6 anni la residenza. Non è facile entrare in Svizzera. Devi avere per 6 anni la residenza in Svizzera, sposato con una svizzera, dopodiché giochi come svizzero. Forse bisognerebbe intervenire anche su questo qui che stai suggerendo te, perché
Adesso dopo 6 anni diventi giocatore italiano, ma hai vivi per 6 anni in Italia? No, giochi solamente quei 3-4 mesi da aprile a luglio e dopodiché diventi italiano e vai a togliere il posto ai tanti giovani. Dipende, 4 americani, se tu vuoi portare 10, 12, ma ci sono squadre ragazzi che sono piene di, non so, adesso non ho seguito quest'anno, ma hanno 10, 11, 12 lanciatori oriundi americani. Sì. Allora prendi 4 stranieri, se tu vuoi 4 stranieri, giochi con 4 stranieri, come una volta si poteva parlare, si diceva sì, e basta. Adesso quest'anno ci sono 3 visti, 3 stranieri. No, per il prossimo anno sono 3 stranieri in campo e 4 visti, Vic. Allora sono e gli oriundi, gli asi. Sì. Gli asi, sì. Alla fine poi... E gli asi ormai quelli che stanno dentro sono considerati italiani. Lo so. Comunque è un problema che mi auguro che il nuovo presidente cerchi di risolvere, ma è anche una questione economica in questi periodi. Cioè, già. Tra questa gente, tra viaggi, mantenerli, la casa, famiglia, i soldi, i stipendi, per l'amor del cielo, è giusto, è il loro lavoro che paghi, è giusto che le società, se li vogliono, paghino, però mi sembra molto esagerato. Lì è la federazione che deve prendere in mano, in pugno tutto quanto e analizzare bene e cambiare le cose. Ci vorrà tempo. Adesso vediamo con il prossimo presidente federale cosa si deciderà e che strada intraprendere. Comunque tra un mesetto si scoprirà chi sarà il futuro presidente e vedremo. Noi li abbiamo sentiti tutti e tre e abbiamo messo accantonato le loro dichiarazioni. E se verranno meno, caro Vic, il bar del baseball non farà sconti a nessuno. Ma quello è, a me piace molto il bar del baseball perché non ha, anche loro non hanno peli sudati. Dite le cose, te ricordati quello che io ti disse, prima o poi ti salteranno addosso. Già ci stanno provando, Vic. Ma noi allora, non siamo, siamo liberi e indipendenti, anche se qualcuno dice il contrario, però non andiamo avanti dritti per la nostra strada. Pensate, guarda che ti salteranno addosso, stai attento. Va bene, Vic, diamo linea alla pubblicità e ci vediamo tra poco. Amici, non andate via. No. Yeah.